dolcezza, ben approdate in Irex Fornelli. Oggi andiamo a preparare insieme i biscotti per lo svezzamento con un aiutante speciale, cioè mio figlio. E sono dei biscotti totalmente light, senza burro, zucchero e uova. Dobbiamo semplicemente mescolare tutti gli ingredienti all'interno della ciotola. L'ho omogenizzato alla pera o alla mela, che fungerà da dolcificante, quindi andrà a sostituire lo zucchero. Olio extravergine d'oliva, limone. Sì, ora appena inseriamo la farina, la inserisci tu. Lievito. E poi la farina. Tocca Riccardo. Hai visto? Bravo amore! Hai visto? Amore mio! Aggiungiamo dell'acqua se necessario e impastiamo con le mani fino ad ottenere un panetto liscio ed omogeneo. Adesso che abbiamo ottenuto un bel panetto, diamo forma ai nostri biscotti. Quindi stendiamo il panetto tra due foglie di carta forno con l'aiuto del mattarello. Succo di limone, ti volevo dire che è sostituibile anche con del succo d'arancia. In quel caso metti il vasetto di omogenizzato alla frutta, oppure se non vuoi utilizzare l'omogenizzato puoi sostituirlo con della purea di frutta fresca. Però il mio suggerimento è di optare sempre per mela o pera. Io ho preferito la pera perché mio figlio è un pochettino stitichello, quindi la pera è meglio da questo punto di vista, perché la mela non so se sai che è astringente. Sei pronto Riccardo? Vieni qua. Premia zia. Bravo Riccardo! Visto come stanno venendo carini? Uno lo fa tua zia pure. Ah, se sei biscottaro come tua zia e come tua madre. Mizza consumato, va. A posto, sì. Ora vediamo, lo verifichiamo subito. Dopo che avremo creato tutte le formine, la andiamo a cuocere nel forno preriscaldato a 180 gradi per 15-20 minuti. Le lasciamo dopodiché raffreddare e le facciamo gustare al nostro piccolo.